Ciao a tutti, io sono Sara Berni, una cantante professionista, chissà se avrete sentito parlare di me, questo è Birillo. Sono qui oggi per parlarvi di una cosa per me importante, ho sempre fatto raccolte fondi, se n'è andato, per gli animali, per i bambini, per le persone anziane, insomma a scopi sociali, ma questa volta per la prima volta sto facendo una raccolta fondi per la musica. La musica perché questo mondo, uno, ne ha bisogno, due, ha bisogno di bellezza, tre, ha bisogno di speranza, di tornare a fare cultura, arte. E beh, questa idea mi è venuta per la prima volta, anche se per me è un po' difficile perché sono abituata a farlo per gli altri, perché ho fatto una promessa a mia madre. Quest'anno purtroppo mia mamma con il Covid è andata via e l'ultimo suo desiderio è stato: devi fare assolutamente questo disco di brani originali, perché sapete come va, gli artisti a volte dopo 30 anni di carriera si ritrovano che il loro disco di brani originali, quelli scritti di proprio pugno, non l'ha fatto e quindi sono qua per cercare di farlo e portare magari questa cosa nel mondo, sperando che sia una cosa bella. Vorrei registrarlo con dei professionisti meravigliosi che ho rubato al jazz, come Luca Mannuzza al pianoforte, Valerio Antaggio alla batteria, Luca Bulgarelli al basso e Giovanna Famulari al violoncello. Rubandoli al jazz per portarli in un progetto pop e metterci dentro tutte le influenze della musica che ho avuto per tutta la vita, dal soul al gospel, addirittura alla musica indiana, al rock. E per creare mondi nuovi e portare nel mondo una bellezza diversa, un punto di vista diverso, io credo che in questo momento ci sia bisogno di speranza, di ricominciare, di cultura, di arte. La musica sta soffrendo ed è per questo che ho bisogno proprio del vostro aiuto e ne ho bisogno adesso, perché la raccolta fondi è attiva da un mese e in questo momento siamo al 50% e abbiamo ancora un altro mese per sperare di entrare in studio e fare questo miracolo meraviglioso. Questo disco oltretutto parla di cose importanti, di storie trasformative, di quello che magari da un problema può diventare una vera soluzione, almeno per l'anima. E anche di questo voglio parlare. Mi sono decisa a farlo oggi perché purtroppo ho perso mia mamma con il Covid quest'anno. E lei mi ha fatto promettere di finalmente realizzare questo disco. Allora io voglio fare a lei una promessa. Questo disco, se riuscirò a farlo, diventerà uno spettacolo teatrale che parlerà dell'Alzheimer, delle demenze e della disabilità umana, in questo caso, dopo tanti anni che mi sono occupata della disabilità animale, per dare alle persone un altro punto di vista, per portare nuova consapevolezza, ma soprattutto un po' di luce e un po' di speranza. Sicuramente ci sono tante famiglie che hanno incontrato questo problema e che hanno bisogno di guardarlo in un altro modo e solo l'arte può farlo. Se volete aiutarmi dovete andare su Google, digitare Eppela, Sara Berni e mi trovate di sicuro. Altrimenti sicuramente in questo spazio ci sarà un link da cliccare e ci arrivate sicuramente anche così. E dalla piattaforma vi do un'informazione tecnica: se volete fare una donazione, prima di tutto non preoccupatevi di quanto, perché tantissimi cosa fanno? Dicono: vorrei dare una mano all'arte che ha problemi in questo momento, però non ho soldi. Perché magari pensano di dover fare chissà quale donazione, ma io voglio ricordarvi che abbiamo ricostruito paesi interi dopo i terremoti o aiutato le persone in difficoltà con un solo euro per uno, quindi qualsiasi cosa potete fare è già abbastanza. E quindi dalla piattaforma potete avere oltretutto dei regali in cambio rispetto alla vostra donazione, quindi o cliccate sul regalo oppure decidete voi quanto donare. Si può fare con la carta, se non avete carta mandatemi un messaggio e vi dirò con tutti gli altri modi in cui è possibile farlo, ma una cosa la voglio fare subito: ringraziarvi di cuore, a voi e a Elettri TV per avermi ospitata. Spero di meritare la vostra fiducia e speriamo che sempre riusciremo insieme a creare bellezza. Ciao! E poi, se volete venirci a sentire dal vivo, vi ricordo che saremo al Festival Ardea Jazz Festival il 15 luglio, venerdì 15 luglio.
festival, perché quello si chiama festival effettivamente. Ah, fantastico. Beh, se riusciamo a fare il disco come spero, come penso e come... Beh, ci aiuterete, immagino, vero? Potete venirci a sentire direttamente il 15 luglio, che viene di venerdì, all'Ardea Jazz Festival. Vi aspettiamo. Ciao! So late in the evening, catching myself every time we're waiting. It's rude, it's strangeness, never E non dimentico di ringraziare Elettri TV che mi ha ospitato qui oggi e di ringraziare soprattutto tutti voi, perché so che sarete dalla parte della musica. Torniamo alla bellezza, viva l'arte, sempre. Ciao!